Voyage dans mon cœur, n'est-il pas merveilleux? Ce sentiment en moi face aux apparences, nous ferons la différence avec toi. Abbiamo capito che la gioia non è qualcosa che ti succede, ma l'incontro di qualcuno, l'incontro di Gesù. Un incontro che questa sera vogliamo farvi toccare, sentire con diversi linguaggi e in diversi modi. È vero, infatti nei giorni scorsi Jubil Music ha avuto modo di incontrare migliaia di giovani, ragazzi con i meeting, ragazzi delle elementari, delle medie, delle superiori, tantissimi. E poi però ha organizzato anche una toccante veglia di preghiera, a cui abbiamo partecipato anche noi e gli artisti internazionali di questa sera. Poi ci saranno anche altre iniziative che vi racconteremo durante la serata. Per questa grande edizione abbiamo già ringraziato il Vescovo, con lui adesso vogliamo ringraziare di cuore anche il Vicario, Monsignor Umberto Toffani, Monsignor Giacomo Barabino, il Vescovo Emerito di Sanremo Ventimiglia, il presidente di Jubil Music, Don Alessandro Gersi, il responsabile economico Roberto Cassini e il responsabile dei progetti con le scuole, il professor Adelion Fosso. E poi permettetemi di ringraziare chi progetta, scrive e dirige Jubil Music fin dal suo inizio, ovvero Marco Brusati. Prossimo ospite internazionale, pensate, fa parte dei Gypsy King, che sono stati fondati da suo nonno e da suo padre. Lui ha iniziato a suonare con il gruppo già a partire da 11 anni, ovviamente è subito andato in tournée, ha ottenuto un grandissimo successo. E con il grande successo però poi è arrivato anche l'eccesso. La sua vita personale e quella familiare sono andate addirittura sull'orlo dell'abisso. Può capitare quando si frequenta questo ambiente, e soprattutto a certi livelli, ma nel 2000 tutto cambia da un giorno all'altro. Proprio durante un appuntamento di tournée negli Stati Uniti incontra una comunità cristiana e da quel momento lui cambia radicalmente. E la sua musica diventa così una testimonianza di una vita e un'amicizia nuova con Gesù, pur mantenendo però il sapore inalterato e graffiante del suo stile, quello gypsy appunto. E allora, con il brano dal titolo poderoso, onnipotente, a Jubil Music 2010, Georges Reyes!
Dio, vámonos, aleluya, gloria a Dios. No sabía que en la luz del mundo me miraba, no sabía que el Señor Jesús me amaba, no sabía que cambiaba mi vida, me la he hecho mejor. Ahora mi casa vive en la santidad. Grazie mille. Straordinario, Georges Reyes. E adesso è arrivato un momento importante, è arrivato il momento di scoprire chi ha vinto il concorso Giovani per Jubil Music. Una canzone è stata scelta tra le vincitrici, però chi ce la dice? Ce la dice una persona che abbiamo visto poc'anzi, un giovane e bel presentatore che chiamiamo subito sul palco, lui si chiama Enrico Selleri. Eccoci qua, buonasera. Oh, come va? Enrico? Trovati, Allora, ti sei nascosto maestro. Tutta la sera. No, ho girato un po' perché sono andato a capire chi avesse vinto, siamo andati un po' così a curiosare un po' dietro le quinte, il collegamento, insomma, abbiamo intravisto chi fosse appunto il vincitore o la vincitrice, adesso ci arriviamo, però la cosa bella che dobbiamo dire è che sono arrivati in 60 da quasi tutta Italia, come dicevamo all'inizio, 20 diocesi italiane, insomma, si sono riunite qui grazie a Giovani per Jubil Music, questo concorso ormai che insomma ha 11 anni, quindi ormai è veramente un concorso storico, quindi se volete, se siete curiosi... Sì, abbastanza, siamo abbastanza curiosi? Sulle spine. Vai. La canzone vincitrice di Giovani per Jubil Music 2010, La storia si cambia, ad interpretarla è Francesca Surace.